Ci troviamo nell'azienda della scuola agraria di Soveria Mannelli, che naturalmente fa parte dell'istituto Costanzo di Decollatura, e siamo in compagnia di un nutrito gruppo di studenti che sta praticando una semina in pieno campo di vari prodotti orticoli. Con noi c'è anche la professoressa Federica Aloisio, che insegna scienze e tecnologie agrarie in questa scuola. Professoressa, che cosa stanno facendo i ragazzi? Allora, oggi siamo qui con un gruppo di studenti della classe terza dell'IPS di Soveria Mannelli, e nello specifico in questa giornata abbiamo deciso con il collega di suddividere la classe in due sottogruppi, i quali si sono occupati, diciamo, di attività diverse in tempi diversi. La prima squadra, ovvero il primo team, si è occupato praticamente di sistemare dei pali, quindi di creare, diciamo, una sorta di staccionata, ecco, ai nostri pomodori che avevamo precedentemente messo a dimora, perché adesso, quando cresceranno, avranno bisogno, diciamo, di un supporto al quale aggrapparsi per poter fruttificare al meglio. Dall'altra parte invece abbiamo visto l'altro team di studenti seminare in pieno campo su due filari precedentemente ricavati dai nostri collaboratori e assistenti dei fagioli nani. Quindi che cosa hanno fatto i nostri ragazzi? Hanno proceduto alla semina del fagiolo, dopodiché hanno concimato questi fagioli che hanno messo a dimora e li hanno poi interrati. Nel particolare i nostri ragazzi, insomma, hanno lavorato in modo molto molto omogeneo, perché entrambi, senza distinzione di genere, hanno proprio veramente con passione e dedizione contribuito a, insomma, creare un ottimo lavoro, fare un ottimo lavoro. Vorrei che qualcuno di loro, insomma, ci desse un feedback rispetto, insomma, proprio alle attività pratico-professionali che vengono svolte in questa scuola. Sentiamo il parere di chi materialmente ha svolto il lavoro. Prego, allora, tu ti chiami? Folino Giuseppe. Ok. Allora, il lavoro che abbiamo svolto qui stamattina è stato, diciamo, un lavoro, per molti potrebbe essere semplice, però dietro c'è un grande studio, perché anche la pratica che ci mettiamo non è una cosa scontata. Magari il far piantare prima qualcosa alle ragazze e poi noi in seguito interrare non è una cosa, diciamo, scontata per molti, perché molti non hanno metodo di lavoro. E tu ti chiami? Davoli Marica. Perfetto, allora cosa avete fatto? Approvi quello che ha detto Giuseppe, vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, sono d'accordo con Giuseppe. Noi siamo fieri di fare questa cosa per, diciamo, anche per poi avere anche i raccolti, i frutti, e così abbiamo anche fatto vedere, diciamo, alle classi che sono prima, che vi precedono, prima e seconda, diciamo, ecco. Abbiamo fatto vedere, diciamo, come si pianta e cosa possono fare poi nelle aule successive del percorso scolastico. E ricordiamo anche che queste piantagioni, insomma, il ricavato verrà poi immesso nel mercato, probabilmente nella grande distribuzione, quindi verrà tutto quello che verrà ricavato sarà utilizzato ovviamente dalla scuola e reimpiegato, reinvestito dalla scuola per altri progetti. Ringraziamo la professoressa Aloisio e gli studenti che questa mattina ci hanno fatto compagnia in questo nostro servizio su questa bellissima iniziativa che speriamo prosegua anche nel corso degli anni, dei prossimi anni scolastici della scuola agraria.